Arrivato il freddo, imperversano raffreddori, mal di gola, influenze. Dobbiamo difenderci. Ci rivolgiamo a un rinologo, il dottor Matteo Gelardi, del Policlinico di Bari, perché poi il primo sintomo è sempre il naso che cola, cioè la rinorrea, come dicono gli specialisti. Perché abbiamo subito questa reazione? Beh, tutte le reazioni dell'organismo dobbiamo prenderle sempre positivamente. È un sistema per bloccare qualsiasi agente, che può essere infettivo, particelle, corpuscoli, fumo, e quindi è un sistema di difesa che l'organismo attua per bloccare l'ingresso di agenti infettivi. In questo caso, in questo periodo, l'influenza. Però come avviene per la febbre, i dolori infiammatori proprio della gola, questo sintomo può essere anche fastidioso, eccessivo. La rinorrea veramente alle volte è profusa proprio nelle prime fasi del raffreddore. Dobbiamo bloccarla? Quando diventa difficoltoso anche la qualità della vita del paziente, ci sono oggi dei sistemi per ridurre questo sintomo, ma mai bloccarla completamente, perché andremo a interferire con i meccanismi di difesa dell'organismo. Nel corso delle malattie da raffreddamento la linea di condotta è dunque quella di accorciare la durata dei sintomi e della malattia, questo sì è saggio, ma senza bloccare del tutto i sintomi stessi, che sono alla fine un meccanismo di difesa. Quindi come facciamo per la rinorrea? A che farmaci dobbiamo ricorrere? Ma innanzitutto i lavaggi nasali con soluzione fisiologica, possibilmente tiepidi. Questi servono proprio per ridurre la quantità di muco all'interno delle cavità nasali e aiutare anche i meccanismi di difesa. E poi ci sono dei farmaci che indirettamente agiscono sulla secrezione, quindi anche degli antistaminici o dei mucoregolatori. Sono in commercio farmaci che presentano un'associazione tra antistaminico e antinfiammatorio. Sì, sono di solito dei farmaci da banco che un po' tutti acquistano, dove all'interno c'è sia l'antistaminico sia un decongestionante, che è un decongestionante per via sistemica, cioè va in circolo. Quindi per questo motivo bisogna stare molto attenti e il trattamento va limitato a pochi giorni. I preparati più moderni in questa associazione utilizzano antistaminici che non danno sonnolenza. Poi ci sono gli spray nasali, dottor Gerardi. Gli spray nasali rispetto alle gocce nasali vanno più utilizzati, tenendo conto che quando noi utilizziamo le gocce, la goccia va direttamente nello stomaco e quindi praticamente... Quindi meglio lo spray. Come va trattato il mal di gola? Il mal di gola va trattato con dei semplici antinfiammatori, quindi degli antiflogistici che vanno utilizzati sempre a stomaco pieno, mi raccomando, e per pochi giorni. Se sono infiammate anche le tonsille, vanno usati subito gli antibiotici? Fatevi sempre guidare dalla febbre. Se c'è febbre vuol dire che c'è un attacco batterico. Di solito il virus quando entra non determina mai febbre molto eccessiva, molto alta, perché l'organismo cerca di alzare la temperatura corporea per uccidere il virus, e allora il virus non ha alcun interesse ad avere la temperatura molto alta. Ma quando la temperatura è molto alta vuol dire che si sta facendo avanti il batterio, e se si fa avanti il batterio allora l'indicazione alla terapia antibiotica è necessaria. Quindi fatevi sempre guidare dalla temperatura corporea.